L'emozione è la prima volta che ho stampato una foto. Non avevo l'ingranditore, lo stampai col proiettore delle diapositive tagliando il negativo e facendo un diaframma sull'obiettivo del proiettore, perché chiaramente era una luce potentissima e quindi non. Ed era una zebra, me lo ricorderò sempre. Erano delle foto che avevo fatto allo zoo. E l'emozione di vedere questa immagine che in una vaschetta piccolissima prendeva vita. Stavo nel cesso, chiaramente. Stampavo nel cesso di casa, dei miei, come penso. I cessi sono stati le camere oscure. Penso al 90% dei fotografi, le prime camere oscure. Ci stanno un sacco di cose in ballo. Io fotografo solo architettura. Io sono entrato in camera oscura per la prima volta che avrò avuto 5-6 anni, perché mio padre era un fotoamatore e sviluppava e chiaramente stampava al cesso di casa. Quindi c'era questo cesso piccolo, attrezzato con tavole di legno, ingranditore, bacinelle. E mi ricorderò sempre, è rimasta indelebile nella mia memoria l'esperienza di queste immagini che venivano fuori da sole. Dopo un po' di tempo, piano piano apparivano, e alla fine diventavano delle cose vere, ma erano, diciamo, era la verità dei fantasmi. È un bel casino questo bagno, conchiglie, scatolette. Un po' di tempo per sé. Quanto costa uno? Tutte le mattine io stampavo le foto in bianco e nero nella mia camera oscura familiare prima di avere il primo studio, e però le asciugavo nel bagno di casa, per cui tipicamente mio padre si alzava la mattina e trovava il bagno tappezzato delle foto della persona che avevo fotografato la sera prima. Per quanto fosse una persona di apertura mentale, però ho capito che si sveglia la mattina e trova le foto di Art Blakey, il batterista che sembra un scimmione tutto sudato, che suonava come un pazzo, appena svegliato tutto il bagno tappezzato. Svariate volte ho sentito urla di stupore e di preoccupazione di qualcuno che vedeva le foto che lo terrorizzavano, diciamo. E poi via di corsa a portare i giornali. Gli odori che non andavano mai via, degli acidi, le macchie che spesso non andavano via. Ne abbiamo distrutti di bagni. Ocessi. Certo che alla fine è interessante ricordare come tutto è stato anche, diciamo, generato, tutto il mio interesse per la fotografia, dalla camera oscura. Ci Solito casino degli sgabuzzini. sono delle giornate che tu entri in camera oscura, ci stai delle ore, fino quasi a sentirti male a forza di respirare i vapori degli acidi, il buio, la tensione dei muscoli del collo che si chinano sull'ingranditore per mettere al fuoco, ore e ore così. Esci fuori, pensi di aver fatto chissà che cosa, guardi le foto e fanno tutte cagare. Non hai combinato proprio niente. Perché era una giornata sbagliata, tu non potevi stare in camera oscura, non dovevi. Ci sono delle volte che invece entri in camera oscura, 5 minuti, ta ta ta, una mezz'oretta, un'oretta massimo, esci fuori magari con 10 stampe meravigliose. Questo avrà un senso, significa forse che la camera oscura sei tu e dipende da come stai tu quello che viene fuori. Infatti non esiste una foto uguale all'altra che esca fuori da una camera oscura.
Incredibile. Una volta invece in camera oscura stavo stampando delle foto. Stavo stampando delle foto di un morto. Di un ragazzo, poveraccio, che avevano ucciso durante una rapina, di un rapinatore. E mentre stampavo quella foto, nel buio soffusissimo della camera oscura, anche se io poi la mia camera oscura è relativamente oscura perché uso quattro lampade giallo-verdi, quindi diciamo che non dico che è illuminata a giorno, ma insomma è discretamente illuminata, sentivo alle mie spalle una presenza. E questo ragazzo era, l'avevano sparato, aveva due rigagnoli di sangue sulla bocca che sembravano dei baffi. E per un attimo sentì qualcuno che diceva: fammeli bene questi baffi. Sempre così. Certo, fare le foto a meno 15 a Mosca d'inverno. Chissà, non parla, chi parla non sa. Oggi è grandinato all'improvviso. Tra i pastori del Sudan. Vergognatevi. Inserirò quell'immagine probabilmente. Oh, ora ti faccio vedere una cosa e tu mi devi indovinare chi è questo. Allora, Lucian, chi è questo? Lo sai chi è questo? No, ti potrebbe sembrare un po' Fellini, ma non è lui. E questo è mio padre. E naturalmente questa è la prima stampa che io ho fatto nella mia camera oscura della sala da pranzo. A parte mio padre in versione canottiera, proprio stile anni 50-60, classica Roma, potrai vedere qui in alto i primi vinili che avevo comprato in una scatola di cartone, foto della macchina fotografica, poi sopra la testa di mio padre vedi un pseudo vaso cinese comprato chissà dove, in qualche emporio romano. Dietro, da questa parte qui, si intravedono due custodie di chitarre che più che altro mio fratello usava in modo splendido, essendo un grande chitarrista. E dietro i primi poster di musica rock con, penso, Jethro Tull e Led Zeppelin, che riesco a intravedere. Per cui, come vedi, già passione binomia foto musica rock. 1975. La camera oscura è bella, però ci vuole molta calma e pazienza per poterci rimanere una notte intera e per poter tirar fuori una o due stampe. Quindi avevo, credevo di aver trovato la soluzione giusta fumando. Non fumando sigarette, ma leggermente modificate, quindi per poter creare, diciamo, no? Credevo, pensavo. E solo dopo un bel po' di tempo mi sono accorto di aver fatto delle stampe totalmente, decine e decine e decine di stampe inutili, tutte uguali, sempre lo stesso errore, e quindi ho preso e buttato tutto. In qualche duna, diciamo, ho avuto dove serviva proprio una... Però in realtà bastava ben, cioè bastava molto meno, bastava essere semplicemente svegli. Però. Corvaglia, Corvaglia, tu non sai ciò che fai. Da grande vado a Parigi a fare l'assistente a un fotografo di moda. Io penso che sia interessante. Prezzi bassi, un altro mercato forse, un mercato anche didattico. Sì, dei bei titoli, anche personaggi non famosi. Non so, devo fare la spesa più tardi, devo vedere che devo comprare. Mi piacerebbe cucinare... un couscous. Beh, sai, si dice sempre che attraverso la lettura anche semplicemente dei provini, perché uno stampatore spesso ha questo ingrato compito, ma è vero che lo fa fare sempre un assistente, però dopo aver curato lo sviluppo dei negativi,
i fotografi chiedono anche di fare questa traccia di tutte le foto fatte, che si chiamano i provini. I provini sono i 36 fotogrammi del rullino del film impressionati su un foglio di carta dimensione 1x1, quindi piccoli rettangolini che poi il fotografo si va a rivedere con la lente di ingrandimento 1x1. Ecco, lo stampatore, oltre che stampare le foto migliori selezionate, si vede anche tutto il percorso di come si è arrivati a quelle foto, che cosa è successo prima, cosa è successo dopo, e avendo sotto gli occhi e sotto mano i provini di una vita di un fotografo, o di anni nella migliore delle ipotesi, in qualche modo ne diventa una sorta di conoscitore intimo del suo modo di essere, del suo modo di vivere, del suo modo di approcciarsi alla realtà. E proprio nell'oscurità del luogo in cui si producono tutte queste immagini, questi referenti, che lo stampatore ne diventa un po', lo stampatore diventa del fotografo un po' l'analista, il psicoanalista, il depositario di percorsi spesso segreti che pochi, a volte neanche i fotografi stessi, conoscono. Questa è la vendetta di Corvaglia su tutti noi fotografi, guarda, ci vuole fare a pezzi. Perso nell'universo. Come sto io adesso, in pratica? Ecco, io adesso sto esattamente come quella foto lì. Smarrito nel nero. Mamma, questi stronzi di operai hanno distrutto tutto. Ho due anni che non metto piede in camera scura. Come faccio? Questo è un bagno d'artista, vedo tante foto attaccate. Fai che tutto fila dritto, che non ci sono problemi. Però poi alla fine ti guardi intorno e dici, ma oggi che ho fatto? Difficile poi conservare un concetto di bello. Diciamo. Lo stampatore è una figura professionale molto diversa dagli altri collaboratori che collaborano alla tua foto, alla riuscita della tua foto, perché è l'unica persona che poi in genere non partecipa al momento di gran casino, di problemi organizzativi, di rapporti, di rapporto con la persona che stai fotografando soprattutto, quindi in quel marasma lì, no? Lo stampatore è quello che innanzitutto ti tranquillizza dopo il tuo lavoro, dopo che tutti sono partiti, la modella, il truccatore. Tu sei, a quel punto hai questa voce, quest'uomo del monte che ti dice che ha sviluppato, il lavoro c'è, tutto a posto, e quindi praticamente lui è il gong, il campanello con cui in un certo senso plachi anche la tua ansia del risultato, perché uno c'ha sempre, no? Può sempre succedere che qualcosa non sia andato giusto, invece quello è il gong. E poi è la persona che subentra nella fase successiva, nell'altro 50% della tua foto, che è quello di scegliere, di metterti lì tranquillo, da solo, insieme a lui, per decidere qual è poi lo scatto, qual è il momento più giusto, magari di 30 rulli che hai provato a fare in quel contesto. E che è quello poi con cui anche decidi come la stampi questa foto, che fa, insomma, anche quello influisce sulla tua scelta, perché l'idea che magari ti può dare lo stampatore anche di questa io la stamperei così, spesso ti cambia, qualche volta ti cambia anche la scelta del soggetto, magari tu avresti scelto un'altra foto, però in effetti l'idea di poterla stampare in quel modo, come ti è stato suggerito, ti fa cambiare anche strada, no? Avresti scelto la numero 3 e magari scegli la numero 25 perché effettivamente stampata così ha più senso. E quella è la seconda metà, l'altro 50% della fotografia che hai fatto. So quasi quasi a quelli di sembrare di essere conchiglie. Allora, tecnicamente parlando, esistono diversi modi di stampare.
Il modo, per esempio, di Corvaglia, lo posso dire perché abbiamo stampato tante cose insieme, è esaustivo, e cioè alla fine la fotografia, a forza di stare nello sviluppo, dice basta, non ce la faccio più. Ha cavato fuori tutti i grigi, grigini, grigetti, grigiuzzi, grigiazzi, e alla fine è grigia. Io ho un altro metodo, il mio metodo invece, diciamo che si basa un pochino di più sui tempi medi che vengono dati anche dalla parte, diciamo, informativa delle carte, degli sviluppi, che ti dice lo sviluppo è in 2 minuti. Ecco. Magari per me non è proprio in 2 minuti, magari può essere un po' di meno, può essere un po' di più, però diciamo che io sento che sta uscendo fuori la foto, possibilmente io la espongo anche un pochino più del necessario, in modo che ci sia la luce sulla foto, vedo che esce fuori, quando vedo che comincia a contrastare, la tiro fuori e la butto in acqua, attenzione, acqua senza acido acetico, in modo che lo sviluppo non si fermi, continui, ma continui alla fine in una soluzione molto diluita di sviluppo, e quindi tiri fuori quelle mezze tinte, quelle nuance. Poi, fatto questo, lavorata anche eventualmente un pochino con le mani, eccetera, eccetera, la ributto nello sviluppo per dargli l'ultima bottarella di contrasto finale. A quel punto, tac, lavo e fisso. Quelle poche volte che uno è capitato in camera oscura con gli stampatori veramente bravi e vedere una persona veramente brava a stampare, cioè un vero professionista della stampa, che comunque è sempre uno che, rispetto al fotografo che si stampa le cose da solo, c'ha un'altra mano, un altro mondo, un'altra velocità. E io ho ricordi appunto di Franco Buggianovi, che stampava le foto, quelle che ci perdeva tempo, in 5-6 secondi, diciamo. Cioè, tu dici, sai, ti porto un servizio importante, una ventina di 30-40 da fare importanti, perché è un giornale importante. Beh, lui gli dedicava quei bei 10 secondi l'una, diciamo, e ne buttava 20 insieme nella bacinella, e tipicamente erano tutte esattamente come tu le avresti volute fare per sempre. Lo stampatore è un po' l'equivalente di Zelig oppure di un imitatore, nel senso che nel suo stampare di volta in volta deve adattarsi alla testa di diverse persone. Guai se lo stampatore stampasse tutti i lavori nella stessa maniera. Nel nostro caso, proprio parlando di Luciano, che mi sembra qui l'interlocutore che ci ha coinvolto in questa simpatica iniziativa, per esempio, io ricordo che una volta gli ho dato da stampare delle foto modeste, erano delle mie foto, ed erano tutte scure. E lui ha detto, oggi mi sono svegliato scuro. Quello che conta di più di tutto della stampa è avere l'occhio allenato, l'occhio e mantenere l'occhio sensibile alla gradazione dei grigi, e questo si riesce a fare soltanto con la pratica. Che strano trovare tutti così aggressivi, frenetici, aggressivi, tutti strappano con i denti un po' di tempo per sé. Ma che differenza. Ora lì, tra i pastori del Sudan, è stato veramente interessante tornare a così a percepire quello che doveva essere l'uomo prima dell'introduzione delle macchine, prima dell'era industriale. Una differenza, non so chi, poi tra i due modelli, quale quello destinato a sopravvivere. La mia camera oscura è sporca, la pulisco poco. Ha un pavimento verniciato con la vernice stradale,
ma è la camera oscura che uso da quando avevo 20 anni. Non l'abbandonerò mai, penso. Ho sempre detto, adesso mi prendo un altro studio. Mi prendo... Ma è un luogo magico per me, è la mia tana. Lì non entra nessuno in quel posto. C'è il mio ordine e il mio caos. C'è la storia della mia vita. Oggetti. Poi ci sono tutti... Tutti negativi. Sui, penso, sono arrivato sui 15.000 negativi, forse pure di più. Il colore del bianco e nero sono in un rapporto per me molto significativo. Per me ci sono, diciamo, delle foto che nascono in bianco e nero e delle foto che nascono a colori. E la differenza è proprio nella sostanzialità delle due cose, cioè provo a spiegarmi, una foto nasce in bianco e nero quando il colore è troppo, quando non serve il colore, e non serve non vuol dire che una foto non contiene elementi interessanti a colori, vuol dire che non ho bisogno, che ho bisogno di astrarmi. Per me, ecco, il colore è, indica un'astrazione minore, per fare un paradosso. Il colore è la cartolina, no? Adesso, non so, faccio un ritratto a una persona di fronte al Colosseo. Per me quel Colosseo a colori è il Colosseo. Il Colosseo bianco e nero è un'astrazione, è un'idea di Colosseo. Se io devo fotografare una persona davanti al Colosseo, ho bisogno che quel Colosseo sia semplicemente un riferimento, un'astrazione, un essere lì perché c'è perché deve stare, perché mi deve dire qualcosa che sta nel Colosseo, però non voglio che quel Colosseo sia il punto chiave, no? Il punto, cioè non voglio che il Colosseo, insomma, si cannibalizzi quella persona, e quindi il Colosseo deve rimanere, come dire, un insieme di linee, no? Allora, per me quello è il bianco e nero. Quando ho bisogno di qualcosa che non si realizzi attraverso una visione, come dire, concreta, insomma, realistica, concreta, no? Ma si realizzi attraverso un'astrazione o comunque una visione più mediata, no? Un volerti dire alla fine che l'ho fatta in bianco e nero quella foto. Ovviamente oggi la maggior parte della produzione, soprattutto commerciale, è a colori, no? Quindi già se io, come il cinema, quindi se io voglio fare un film in bianco e nero, è chiaro che ti sto dicendo che sto facendo un film in bianco e nero, non è un caso, no? Cioè non puoi non notare che questo film l'ho fatto in bianco e nero, quindi è già un assunto, no? Cioè io ho già in mente qualcosa. Ecco, il bianco e nero per me è quello, è dire ho bisogno di dirti qualcosa, attento, ti levo il colore, non mi serve il colore, non te lo faccio vedere il colore, voglio che tu guardi altro. Ecco, forse questo.